Dobbiamo far rumore, ragazzi. Lo sapete, c'è il coprifuoco. Cos'è successo? Non è colpa mia. Stavo facendo un bel sogno quando è arrivata una bomba. Non è vero, mi hai svegliato per nulla. Scusa. Miriam, stai tranquilla. Era soltanto un brutto sogno. Ora la guerra è lontana, qui siamo al sicuro. Ma questa non è casa nostra, mamma. Guarda, non abbiamo più nulla. Neppure i miei colori. Venite qui. Papà, stasera è Natale. Mi regali i colori così preparo il presepe. Ah già, mi servono anche dei pennelli. Sì, sì, io voglio mettere le luci di Natale. Vado in cantina a prenderle. Ce ne vorranno di nuove, papà, me le compri? Tesoro, la nostra vecchia casa non c'è più e neppure la cantina. Lo sai. Ma siamo di nuovo nella nostra città e anche se abbiamo perso tutto, siamo tutti insieme. Per questo sarà un bellissimo Natale. Per i pennelli, tesoro, ti prometto che ci proverò, ma non so se riuscirò a trovarli. È tutto distrutto. Anche i negozi. Ma i colori per dipingere forse puoi trovarli dove c'era la tua vecchia scuola. Chi vuoi che li abbia presi tra le macerie? Kamal, prima di comprare i pennelli e le luci, dobbiamo acquistare le coperte, altrimenti ci ammaliamo tutti. Ma domani è Natale! Almeno un regalo lo voglio! Tesoro, il prossimo anno sarà diverso. Ma quest'anno faremo ciò che si può. Lo sai che abbiamo tante spese. Ma mamma, è Natale! Marcus! Aspetta! È tutta colpa mia. Hanno ragione, è Natale. Ma come faccio senza un lavoro vero? Non è colpa di nessuno. Stai facendo il possibile. I ragazzi capiranno. Devi solo dargli tempo. Dai, Marcus, non fare così. E io cosa dovrei dire? Sai quanto mi piaccia dipingere. Non ho più nulla. Né i miei colori, né i miei pennelli. È Natale, lo so, ma con la guerra abbiamo perso tutto. Hai sentito, mamma e papà? Ciao, Miriam, dove state andando? Ciao, Nora, alla nostra vecchia scuola. Voglio vedere se, con un po' di fortuna, trovo dei colori. E magari qualche pennello. Sì, se vuoi ti accompagniamo. Certo, sarà difficile trovarli. Saranno finiti sotto le macerie con tutto il resto. Ma chissà... Ciao, Sara. Ciao. Ma perché ci tieni tanto a recuperare i colori e i pennelli? Io voglio dipingere il Natale! Hai sentito? Mi è venuta una grande idea! Già, è vero! Per voi cristiani oggi è la vigilia! Stanotte ho sognato che stavo dipingendo le statuine e le casette del presepe, come facevo una volta. Mi ricordo, le avevi preparate per il presepe della cattedrale. Erano bellissime. Chissà dove sono finite. Saranno sotto le macerie. Mia madre mi ha detto che quest'anno non potete festeggiare il Natale. Certo che lo festeggiamo. Faremo il presepe, appenderemo gli addobbi. Andremo alla messa di mezzanotte e poi apriremo i regali. Miriam, ma è pericoloso. Papà e mamma dicono che... Zitto tu. E faremo anche la solita grande festa in cattedrale. Festa? Ma sì, festa! Come qualche anno fa! Me lo ricordo, è stato bellissimo! Siamo stati invitati anche noi che non siamo cristiani! Ma io non mi ricordo! Neppure io! Perché siete troppo piccoli! Sono anni che non possiamo farla per colpa della guerra!
C'era il presepe di Miriam. E ogni anno noi ragazzi lo allestivamo nella sacrestia della cattedrale. E poi, sempre lì, facevamo la festa. E ognuno di noi portava qualcosa. Eh? Oh! Wow! Chissà che bello! Trovato! Brava! Allora, cerchiamo qui intorno. Forse ne troveremo altri. Blu! Bravo! E verde! E qui il seppia! Bene! Tieni. Grazie, ragazzi. Grazie, Miriam. Bravissimi. Rosa! E questo che colore è? Miriam, abbiamo trovato i colori, ma come farai a dipingere le statuine per questa notte? Hai ragione, Nor. Non ce la farò mai. E poi non ho nemmeno più le statuine. Oh, sono stanco, vado a dormire. Oh, buon Natale a tutti. Buon Natale, Marcos. Mi spezza il cuore questa vigilia. I genitori di Nor le hanno detto che non c'è la messa di mezzanotte. È vero? Sì, è vero. La cattedrale è stata distrutta. Ma anche nelle città vicine, che hanno ancora le chiese intatte, il patriarca l'ha vietata. È troppo pericoloso per noi cristiani. C'è il rischio di qualche attentato. Già. Sì, ma così, senza presepe, senza messa, senza luci. Che Natale sarà? Anche senza regali per voi, ragazzi. Mi dispiace tanto. Però ho preparato i dolci con datteri e fichi. A mezzanotte sveglieremo Marcos e li mangeremo tutti insieme. Cosa succede? Sarà caduto dal letto. Vado a vedere. Marcos! La finestra è aperta! Dove può essere andato da solo al buio la sera di Natale? Oggi abbiamo incontrato Nor, Anwar e Sara. Cosa? Forse è da loro. Provo a chiamarli. Sì. Ciao, Nor. Marcos è da voi. No! Puoi chiedere ad Anwar se sa qualcosa. Oggi confabulavano fra di loro, magari... Che cosa dice? No! Come, non c'è neppure Anwar? Sì, arriviamo! Aiuto! Ho paura! Ma doveva proprio venire anche Sara! Se non la portavo, avrebbe svegliato tutti quanti. Ho paura! Shh, devi parlare sottovoce! Lo sai che è pericoloso andare in giro di notte! Marcos, ma dove stiamo andando? Dobbiamo trovare le statuine per Miriam. Per lei non è Natale se non si fa il presepe. Abbiamo poco tempo, quindi... Se oggi abbiamo trovato i colori, stasera troveremo anche le statuine. Ma proprio di notte dobbiamo cercarle? Qui è così... Buio. Ah, grande. Era meglio la luce di un cellulare. Noi non abbiamo ancora i cellulari. Li hanno solo Miriam e Nor. Mica potevamo prenderli. Allora potevi accenderle prima. Ecco. No, Sara, lo sai, è pericoloso. Noi non dovremmo essere qui. Le accenderemo solo quando saremo nascosti tra le rovine della cattedrale. Andiamo. Vieni, Sara. Sì. Aiuto! Shh, fai silenzio, Sara! È solo il vento. Quando soffia forte come stasera ci fa sentire strani rumori. Non c'è nulla da temere, credimi. Ci mancava solo la bambina paurosa. Davvero non mi hanno detto nulla, mamma? Ma qualcosa avrai pur sentito, no? C'è la mia piccola Sara con loro, dobbiamo trovarli subito. Chiamiamo le milizie. No, è troppo pericoloso, lo sappiamo tutti. Non ci aiuteranno. Hai ragione, per voi cristiani è davvero molto pericoloso. Vi obbligherebbero a tornare a casa con le buone o con le cattive. Se la vuoi piantare? Aiuto, mi stanno portando via. Questa poi. Guarda, ti sei ridicola. Ma è una pecora. Niente, al vecchio parco giochi non ci sono. Neppure al campetto di pallone.
Ragazza, è importante, pensateci bene. Provate a ricordare cosa è successo oggi. Dobbiamo assolutamente trovarli prima che qualcuno li scopra. Si è tranquillizzata finalmente. Mettiamoci al lavoro. Le statuine dovrebbero essere qui da qualche parte. Sì, ma dove? Aiuto! Ho paura! Sara, che fine ha fatto? Dobbiamo uscire di qui e andare a... Non lo so, mamma. Io parlavo dei colori che volevo trovare. Poi abbiamo parlato del tuo presepe che allestivamo nella sacrestia della cattedrale prima che fosse distrutta. E della festa che facevamo lì ogni anno. Ma certo, sono andati alla cattedrale. Venite, andiamo. Presto! Avete visto che bei pipistrelli ci sono qui? Pipistrelli? Ma certo! Non li avete sentiti volare? Sono tantissimi e bellissimi. Entra presto! Fatti piano. Non li vedo, non ci sono. Non fiatare, c'è qualcuno. Ho paura. Guardate ovunque. Ragazzi! Mamma! Mamma! Sempre! Tesoro mio! Figlio mio, ti prego, non farlo mai più! Ci hai fatto prendere uno spavento tremendo! Volevamo solo trovare... Ho trovato Maria! E io San Giuseppe! Guardate qui! Oh no! I colori! Guardate com'è ridotto! Se solo avessimo trovato anche un pennello! Papà! Mancano pochi minuti a mezzanotte e... questo è il tuo regalo da parte nostra. Buon Natale, Miriam. Buon Natale, tesoro. A suonare. Tesoro, sarà il vento che fa questi strani rumori. E poi, questa è la notte di Natale. Buon Natale a tutti voi cristiani. Dovunque siate nel mondo. Buon Natale anche a voi. Cosa scende dal cielo? È neve, Sara. Io non avevo mai visto la neve. Neppure noi. Non nevicava da tantissimi anni qui. Ma a volte, a Natale, i miracoli accadono.